Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 8 ottobre 2020. Beh, sui giornali il tema fondamentale resta quello dei contagi. Corrono i contagi, titolo correttamente Corriere della Sera, lo stesso giornale che qualche settimana fa aveva confuso i 546 all'epoca di contagiati con malati. Oggi il titolo è corretto, corrono i contagi, però è difficile trovare su qualsiasi giornale italiano oggi quanti di questi 3678 contagiati siano davvero malati. Quanti siano sintomatici e quanti siano debolmente sintomatici? Beh, insomma, la cosa non è irrilevante perché in ospedale si va se si ha dei grandi sintomi e il problema sono gli ospedali e la malattia. Questa cosa facile da capire per noi esseri umani è molto difficile farla capire a tutto il resto del mondo. Che, insomma, diciamo, non è esattamente così. Oggi Daily Mail, giornale popolare inglese, per fortuna qualcuno la pensa come me, come Bassetti, come i professori clinici che invece di stare in televisione stanno negli ospedali. Beh, il Daily Mail dice, oltre a una questione di polemiche interne che vi risparmio, 8 su 10 col virus non hanno sintomi. Questa roba non la trovate sui giornali italiani, anzi oggi Vittorio Feltri fa una piccola marcia indietro con il suo libro, dice: tutto sommato il nostro paese è più efficiente rispetto agli altri, abbiamo esagerato contro questo governo. Da una parte è il merito di Vittorio Feltri di poter anche scusarsi quando pensa di aver adottato una linea sbagliata. Chapeau a un direttore che cambia idea e lo fa così virilmente. Dall'altra, io non sono assolutamente d'accordo con Vittorio Feltri, perché non è vero che noi abbiamo fatto meglio degli altri, anzi purtroppo i dati nostri ci fanno pensare che quando vai a vedere il rapporto dei morti e sugli abitanti non siamo meglio degli altri, anzi siamo tra i peggiori al mondo. Ma comunque questi sono tanti i numeri che noi non vogliamo dare. Ieri sera molti di voi avranno visto la situazione imbarazzante che si è venuta a creare nella trasmissione della Palombelli. Due considerazioni: ovviamente io ho fatto la domanda che faccio a voi retoricamente al professor Galli, che aveva detto, perché non si vede nelle clip precedentemente, si diceva soddisfatto del fatto che chiudessero i ristoranti, cosa peraltro che non avviene, alle 11 di sera. Quindi ho detto due minchiate: la prima, che chiudevano alle 11 di sera, ancora il governo grazie a Dio non l'ha deciso; la seconda, che lui era ben soddisfatto di questa cosa. Insomma, l'arroganza di questi professori, che non so quanto tempo passino in ospedale, ma so quanto ne passano in televisione, quella di pensare che no, il mondo vive soltanto sulle loro certezze. Magari se ogni tanto si prendesse un caffè al bar, andasse a conoscere persone normali, oltre a frequentare i salotti televisivi. Seconda considerazione da fare, ragazzi: la maleducazione di Barbara Palombelli mi ha stupito, ma più che la maleducazione di Barbara Palombelli mi ha stupito la mia cretinaggine. Voglio dire, ci sono tante cose belle da fare la sera ancora, fino a quando non ci richiuderanno in casa, per cui perdere il tempo a partecipare a trasmissioni in cui io faccio delle domande e alle mie domande sembra che sia io il problema, perché quello si alza le mie domande e insulta l'ospite che io avevo. Oggi Selvaggio Lucarelli si occupa di Bassetti e improvvisamente Bassetti diventa il leader del centrodestra. No, Bassetti è uno che lavora semplicemente in un ospedale. Io di leader di centrosinistra ne vedo tanti. Vedo quelli che si sono candidati assessore della sanità del vostro amichetto Emiliano, con cui avete pensato voi del fatto che si dovesse fare un'alleanza. Vedo Ricciardi, vedo lo stesso Galli, cioè ci sono tantissimi candidati al centro-sinistra. Adesso proprio rompere le balle a Bassetti solo perché non la pensa con la vulgata, perché si pone dei dubbi, e cioè chiede quante delle persone effettivamente si ammalino rispetto ai contagiati. Beh, insomma, è una domanda legittima che mi sembra che in questo clima la Palombelli oggi non si possa più fare. La domanda semplice: scusatemi, se voi mi dite che ci sono 3700 contagiati, posso sapere quanti sono i malati? Questa è una domanda che si può fare, o nella psicopolizia in cui ci siamo ridotti noi, questo non si può fare? No, perché allora basta mettersi d'accordo. Io continuerò a fare il mestiere e voi il vostro, cioè di lacché alla Göring delle verità paurose di questo Stato. Insomma, cerchiamo di saperlo. Poi, voglio dire, questo è il paese in cui abbiamo avuto il super sceriffo. Oggi lo leggo su tutti i giornali: De Luca che chiudeva, metteva le mascherine obbligatorie dal 24 settembre. Toc toc! De Luca, com'è possibile che la tua regione sia quella che ha più contagiati? Contagiati, che non vuol dire malati, ma che ha più problemi negli ospedali rispetto a tutta l'Italia. Beh, me lo vuole spiegare De Luca? Quello che è stato più duro, il lanciafiamme, non gli assembramenti, le mascherine, colpa dei campani, cioè gli stessi campani che al 70% ti hanno votato, no? Ma spiegatemi la
logica, cioè il più chiusurista oggi si trova col maggior numero di contagi. Allora io posso credere che forse quelle sue misure non siano state così efficaci, oppure lui non è stato efficace, oppure più probabilmente posso credere, come tutti dicono gli scienziati, che purtroppo, siccome in Campania il virus non è comparso a marzo-aprile con la stessa intensità del nord, beh, in Campania c'è una maggiore diffusione di un virus che invece al nord è minore. Ha una sorta di immunità non di gregge, ma un'immunità diffusa, come dice Remuzzi, o anche Remuzzi è un altro che noi non possiamo ascoltare. Beh, a sentire la Palombelli, manco Remuzzi va bene. E, le regole anti-Covid anche in famiglia è l'altro titolo importante oggi dei giornali, e il Quotidiano Nazionale ci spiega che ci ha spiegato il Presidente del Consiglio che anche in famiglia, cioè anch'io qua in casa dovrei tenermi la mascherina, io ovviamente fino a che non c'è una legge. E sapete cosa? Se voi vi leggete 1984, glielo consiglio alla mia amica Barbara, c'è uno schermo in casa che non è quello della Palombelli, è lo schermo dei controlli, tant'è che Winston, che è il nome anche che si è autoattribuito Conte, Winston Churchill, ma quello era Winston del 1984, sta dietro lo schermo per cercare di scrivere un suo diario. Beh, noi siamo davanti allo schermo cercando di scrivere il nostro, ma insomma questo schermo che cosa ci dice? Ci dice per esempio che le mascherine in famiglia, come dice Giorgio Gandola, oppure le mascherine nel tinello, come scrive Giorgio Gandola oggi bene sulla Verità, sono un delirio. Si potrà ancora dire davanti a uno schermo che sono un delirio le mascherine in una... Cioè io dormo con mia moglie, sto con i miei figli e secondo loro mi devo mettere la mascherina nel tinello, che peraltro non ho. Vabbè, comunque andiamo avanti. Daily Mail ve l'ho detto, Feltri ve l'ho detto. Beh, e poi stupendo l'altro elemento che oggi sui giornali non trovo, se non con il giornale di Sallusti, in cui il vice ministro Sileri, Dio lo abbia in gloria, come direbbero in Gran Bretagna, beh, il mitico Sileri dice al CTS, beh, insomma, mi sembrate un po' troppo burocratici, viva Sileri, fin quando gli permetteranno di fare il vice ministro. Stai attento Sileri, perché se becchi per strada uno come Galli, va a finire che a te ti fanno secco, dal punto di vista ovviamente politico, ma io insomma, finché ci sono gente come Sileri, ho un pochino più di ottimismo rispetto a questo diciamo a questa nostra isolamento. Sallusti non ha la mia idea, sostiene dice che bisogna fare quello, la libertà controllata. Ecco, io l'idea della libertà controllata mi mette l'orticaria a sentire la parola libertà controllata, e il fondo di Sallusti dice dobbiamo rinunciare ad alcune libertà. Sì, dobbiamo rinunciare ad alcune libertà, questo succede e lo posso capire, però il fatto che rinunciare a queste libertà con un DPCM non votato da un Parlamento, senza tutte le procedure democratiche e soprattutto con una manipolazione della realtà come sta avvenendo in questo momento, mi permetta Sallusti, non so se questo è cosa buona e giusta, ma lo stesso Sallusti all'interno del pezzo dice questo non toglie che in realtà avrebbe dovuto fare meglio i tamponi, aver fatto meglio i vaccini, i test, incredibile la mancanza di posti letto, cosa che scrive per esempio anche oggi Marmo sul Quotidiano Nazionale. Cioè l'inefficienza del governo è l'attacco di Sallusti, che però resta dell'idea che la libertà possa essere controllata in questo momento. Ma io vi dico che è molto più importante la libertà delle inefficienze del governo. Grazie al cielo ci sono le inefficienze del governo, dico paradossalmente, perché mettono in evidenza quanto è più cara la libertà di quanto sia un controllo da dittatura sanitaria come questi cazzoni vorrebbero. Detto questo, quello che succede oggi, lo testimoniano tutti i giornali, 12 ore, 8 ore di coda, ci saranno 4 pezzi su 8 ore di coda per i tamponi a Roma. Allora, voi pensate che questo sia un paese civile in cui ci sono 8 ore per fare i tamponi a Roma? Beh dai, su, non prendiamoci in giro, ci hanno raccontato della seconda ondata, e su che cosa sono preparati? Soltanto a fare dichiarazioni in televisioni. Tanti galli nel pollaio televisivo. Il Partito Democratico nel frattempo pensa alla politica. Zingaretti dice resterò governatore, quello che per esempio compra le mascherine e non gli arrivano, quello che non gestisce i tamponi. Beh, insomma, viva Zingaretti governatore, poi la sua idea fantastica politica, sentite un po' voi, che per ripristinare il bipolarismo basta il sistema proporzionale con il tetto al 5%. Due cazzate in una, se mi permettete. L'idea che il bipolarismo si salvi col proporzionale è una bella, diciamo, chimera. Proporzionale vuol dire che ogni partito prende in proporzione ai suoi elettori, quindi è difficile pensare che si possa veramente spaccare in due il paese con il bipolarismo, ma può anche succedere ovviamente, dipende dagli elettori, ma la cosa veramente stratosferica è pensare di passare una legge elettorale con il 5%, per il semplice motivo che i partiti che sorreggono questo governo, LeU e Renzi, toc toc!
hanno meno del 5%. Secondo voi questo governo potrà reggere se nasce una legge elettorale per cui i partiti che sorreggono questo governo muoiono? Io vi faccio questa domanda molto semplice. Cioè, secondo voi il partito di Speranza, il partito di Renzi, il partito di Bersani, il partito di Rosato, eccetera, voteranno una legge elettorale che li condanna a morire al prossimo giro? Già li hanno condannati a diminuire come numero di parlamentari e poi faranno la legge elettorale con uno sbarramento al 5%. Io me lo auguro, io spero che abbia ragione Zingaretti, ma temo che nell'intervista di oggi Zingaretti ci abbia detto un sacco di panzane. D'altronde era quello che è stato eletto alle primarie dicendo che non avrebbe mai fatto un'alleanza col PD. Noi ci copriremo una accusata da Zingaretti? Beh, io no. Devo dire che l'altra questione è Salvini al Corriere della Sera che dice voglio una rivoluzione liberale. Devo dire, io mi auguro che sia così, ma Salvini è quello che ha votato il decreto dignità, se lui rivede il reddito di cittadinanza, beh, insomma, diciamo, le premesse per una rivoluzione liberale là dentro non ci stanno. Un'altra cosa incredibile della giornata, è veramente pazzesco, muore un ragazzo di 15 anni che si chiama Abu. È un ragazzo che è venuto in Italia, è arrivato in Italia il 18 settembre con la Open Arms, dopo aver fatto un viaggio incredibile in Africa, come spesso avviene a quelli che vogliono scappare dai loro territori per motivi economici, per motivi di asilo politico. Questo ragazzo di 15 anni scappa e il governo italiano lo mette in una nave quarantena. 15 anni, nave quarantena, sta dal 18 al 28 settembre su questa nave, viene portato all'ospedale di Palermo, muore. Per il semplice motivo che c'aveva una piaga di decubito dietro, era stato torturato, non mangiava più. Una tragedia in una nave in cui vengono messi in quarantena i nostri migranti. Io vi chiedo, un ragazzo di 15 anni, morto di fame, di stenti, di ferite, in una nave pagata dai contribuenti italiani, se fosse stata gestita non dal ministro Lamorgese, ma dal ministro Salvini, da un ministro berlusconiano, da un ministro renziano, ma che cosa cazzo sarebbe successo in questo paese? Ne avremmo fatto i manifesti per un ragazzo drammaticamente morto, un immigrato morto in una nave quarantena. Già l'idea che ci sia la nave quarantena è una roba per cui mandiamo a processo Salvini perché tiene 5 giorni una nave a largo, noi teniamo 40 giorni gli immigrati nella Costa Crociere. Questa si chiama Allegra, la nave quarantena si chiamava Allegra, un bambino di 15 anni piazzato nella nave quarantena per 10 giorni muore perché nessuno si occupa di lui e tutti zitti. L'Avvenire di oggi titola sicurezza umana. Io dico, parlerà del bambino come avrebbe parlato di qualsiasi altro bambino morto in mare. Qua non sono neanche morti in mare, sono morti in territorio italiano, sotto la quarantena italiana, sotto i militari, sotto i sanitari, sotto la Morgese italiana. Pensate che l'Avvenire abbia un solo titolo in prima pagina su questo? No, c'ha un pezzo a pagina 2 di una signora che ovviamente si duole di questa morte incredibile, del fatto che dobbiamo accogliere, tutto quello che volete. Ma questa è l'accoglienza? Riprendiamo, li mettiamo in una nave quarantena? Questa è la soluzione? Veramente pensate che questa sia la soluzione? E la risposta dei media qual è? Ovviamente poi ci entrano Belpietro e Fazio, sono gli unici due che cercano di parlare di questa strage, di questa morte, che purtroppo è una delle tante morte, è un dramma. Ma un dramma che, come vedete, i drammi diventano importanti soltanto in prima pagina sui giornali, soltanto se quei drammi sono cagionati da qualcuno che non piace ai giornalisti. Se invece da qualcuno che piace ai giornalisti arriva quel dramma, vabbè, un incidente sul lavoro, si derubrica, no? A cazzeggio. Non è un cazzeggio se muore in una nave italiana di quarantena un bambino di 10 anni, di 15 anni, per 10 giorni tenuto in quella nave, vi ripeto, Stato italiano, non è su una spiaggia italiana come abbiamo visto tante volte quelle immagini drammatiche, è morto e nessuno se ne occupa. Mi complimento con l'umanità del direttore e gli uomini dell'Avvenire che per molto di meno avrebbero fatto paginate nelle mesi scorsi, ma in questo caso questo Abu non ha nessun diritto perché purtroppo per lui a governare ci sono gli amichetti dell'Avvenire. L'unico che si salva sull'Avvenire, che io leggo sempre con grandissima attenzione perché tutti i giornali sono fatti da diverse personalità, è Nello Scavo che come sempre prende le cose dell'immigrazione su posizioni diverse dalla mia, ma con una grandissima correttezza. Oggi si occupa dei pescatori libici sequestrati in Libia dal generale Haftar, 8 italiani, 2 tunisini, 2 senegalesi, insomma 18 pescatori, non tutti di nazionalità italiana, sequestrati da Haftar. Sapete che Quarta Repubblica se ne occupa tanto, così come se ne occupa Filippo Facci, che ricorda come sono pescatori del paese di
Bonafede, il nostro ministro della giustizia, che anche lui mi sembra che non si sia granché occupato di questa vicenda. Nel frattempo, due o tre notizie economiche ve le devo dare, aspettate che ce n'è forse un'altra. No, sono quattro cose ultime che vi devo dire. Primo, gli incentivi all'auto, che è la più importante industria italiana, sono finiti. Ce n'è raccolta buon'ora, 400 milioni, vogliono fare l'elettrico, tutte ste minchiate che non portano neanche un posto di lavoro in Italia. Secondo, Alitalia, il Messaggero, Umberto Mancini, stanno litigando sul consiglio d'amministrazione. La NewCo, che doveva partire a giugno, ancora non è partita. Una cosa da pazzi. Nel frattempo gli sono rimasti 260 milioni in cassa e ha perso 2,2 miliardi di fatturato. Diciamo che un po' è anche colpa del Covid, ovviamente, ma se questi si litigano sul consiglio di amministrazione vi danno un'idea di come sia la situazione. Intervista del vecchio di consiglio sul Mattino, sul Messaggero, che è il grande azionista di Mediobanca, ha scalato Mediobanca a più del 10% di Mediobanca, intervistato da Osvaldo De Paolini, con le interviste sempre sapide di uno dei pochi giornalisti finanziari che conosce il potere come De Paolini, che oggi ci spiega del vecchio come serva un piano per ambizioso per Mediobanca, che vuol dire sostanzialmente rifacciamone un nucleo stabile, riportiamolo in Italia, perché Mediobanca è un centro finanziario che conta non tanto perché banca, che è quella che le fa soldi, ma perché controlla le generali, la più grande istituzione finanziaria italiana. Infine, l'enciclica del Papa, beh, stupendo, oggi Veneziani si chiama Fratelli Tutti, e Veneziani fa un pezzo da par suo oggi sulla verità, tutto da leggere. Marx, Lenin e Mao sono più moderati di Bergoglio. Se pensate che questo sia un titolo esagerato, leggetevi il pezzo di Veneziani, perché esattamente dice che se la Chiesa fosse quella che vuole l'enciclica Fratelli Tutti, beh, non avremmo Dio, non avremmo Cristo, non avremmo il cristianesimo come lo conosciamo, non avremmo la proprietà privata, non avremmo sostanzialmente la nostra civiltà occidentale con la quale siamo cresciuti e di quali siamo figli. Grande Veneziani, insomma, forse fa bene lui a non presentarsi mai in televisione, perché se la televisione è quella che ho visto ieri sera, beh, insomma, conviene veramente starsi a casa a leggere un libro. A voi vi do un grande saluto, vi dico che c'è sempre il sito nicolaporro.it e la zuppa di Porro tutte le mattine a vostra disposizione. Ciao!